Ed eccoci, cari amici, e benvenuti a questo appuntamento delle 17, mia compagnia è delle botte, ovvero di Fire Emblem Warriors 3 Hopes, titolo musurulistico strategico ambientato nell'universo di Fire Emblem in prossimità dell'ultimo capitolo della saga. Come state? Che si dice? Come la va? Per me, come al solito, ciao Shaska, ciao Time Traveler Celebi, ciao Tommaso Milleri. Dicevo, per me come al solito è una blind run. C'ho il pad, c'ho la voglia di menare le mani e parto. Ideale per i giocatori a cui interessa principalmente seguire la storia, per i neofiti della serie, per i giocatori esperti che amano le sfide. Esperti che amano le sfide. Principiante classico. Classico, voglio soffrire. Partita riflessiva, azione si interrompe a ogni nuova missione, nuovo livello e per i tutorial. Frenetico. Sì, scelto il profilo peggiore possibile o migliore possibile a seconda di come lo si guarda. Iniziamo bene con le botte, eh? Non c'è l'audio. Ora arriva. Tac. Ciao Imra. Non ti preoccupare. No, sarà bellissimo. Già respiro un'aria di arroganza. Porca miseria, vedo questo sole nel gioco e mi tremano le gambe al pensiero che qui fanno 40 gradi. Spero che non sentiate il ventilatore che va a 288.000. Mi alzo, sono io? Ah, ok, scegli un aspetto. Beh, io direi sceglierò l'amabile donzella. Confermi la scelta? Sì. Tra l'altro, con una giarrettiera inutile. Cioè, facciamo un personaggio femminile. Come lo facciamo? Non importa, basta che il suo armamentario, la sua armatura sia insensatamente rivelatoria. Allora, devo andare in throttling, non c'è problema. What's going on? Did your head spring a leak while you were napping? Better see if you can even remember your name. Shets. Non penso che sia il nome giusto. Allora, no, non è corretto. Maria Franco. Perfetto. No. Non posso. Allora. No.
Allora, andiamo con un classico. No. Sven. Turata. Tura. Sventura. Io direi che va bene così. Va bene. Assolutamente corretto. Reagisci con sdegno. Ok. Allora scusa. Ciao Franix, benvenuto. Don't like a smidge of what I've... Leave it to you to fumble the details. Did you even catch this Ashen Demon's name? Ma si chiamerà Giovanni. Lo scelgo io? Ah! Vabbè, allora, l'aspetto del flagello cinerio che ha di rivisto è questo. E invece di Violet lo chiameremo... Giancarlo. Gian. Car. Giancarl. Va bene così. Sì. Yeah, that's it. Demon or no demon, our job is to fight and win. Perfetto. Parli proprio come una capitana. Come la capitana. Ecco la capitana Berling. Is about more than just victory. Gerald's team has a sterling reputation. Ciao Robby. Rumor has it, but once we put them to rout, we'll finally be the greatest mercenaries in all of Leicester. Andiamo. Looks like we'll be fighting by moon. Si comincia a fare a dare le botte. Chiaro di luna, ok. Attenti al buio e cercate di non colpirvi tra voi. Ma io non lo faccio mai. I miei compagni di gioco abituali lo sanno perfettamente che io, se c'è una cosa che non faccio, è fuoco amico. Auguragli buona fortuna, esprimi la tua apprensione. Cerca di stemperare la tensione. Cerca di stemperare la... Beh, quasi romantico però. C'è del tenero. Quando piove non si accumula l'acqua in testa. È molto probabile, Tommaso. Ecco, quel rumore che avete sentito è il mio cellulare. Che quando... Che potreste aver sentito. Che quando arriva un messaggio fa un pito. Bene. Magari metto il silenzioso per i motivi di qui sopra. Ok. Avanti. E il messaggio era ovviamente di Roberto. Grazie Roberto, eh. Grazie per aver svelato il mio grande segreto. Ciao Dark. Mazza, quanto agli Asing. Salve. Non lo definirei esattamente fluido, ma diciamo che questo me l'aspettavo. Mirmidone, ogni classe... Ah, ok, ci stanno come nel gioco base delle classi, cioè come nel capitolo strategico. Ok. Ok. Banff. Yuhu! Vado! No. Cacciare i bersagli, ok. Oh, devi stare fermo, devi... Non c'è la miseria, perché mi costringi a farti del male? Ah già, è il mio lavoro. Mossa speciale magia R1 mostrare lo schermo. Me ne rapido uno, volta utilizzato, ok. Perfetto. Colpo d'odio. Lo voglio. Yeah, becca d'estodio. Contraerea.
Sapete che i Musou sono mio guilty pleasure preferito. Sì, ho capito, ma non le voglio, cioè non le voglio queste indicazioni a schermo. Cioè ormai sono anni che so come funzionano i comandi, i controlli di un Musou. Ah, io voglio accumulare più nemici. Vabbè, siete troppo pochi. Vi lascio qui. Capitano della base, ok. Vieni qua. Colpo d'odio. Adesso, già morto? Ah no, è quello il capitano della base. Salve. Mazza, un attimo ci ha messo. HUD bello carico. Sì, anche troppo, veramente. Ma possiamo toglierlo questo in tutorial? Quando è che sparisce? Colpo d'odio! Ok, slancio critico. Va bene. Quando è al collasso? Eccolo! Eccolo! Collassa pure! Che cos'è questo? No, no, questi sono i miei. Vabbè, ma io non conosco amici, nemici. Ammazzo tutto. Vieni qua. Vieni qua che ti corco di mazzate. Fatto. Allora, attraverso questo poi torno indietro. Per il momento è Musou abbastanza classico. Lui ha deciso di addormentarsi sul campo con la spada in mano. Sta lì, non reagisce. Yeah. Sono un praticante di mosse e magie. No, no, no. Lasley ha trovato la morte. No, la mia cosa preferita. Non ce ne stanno come lei. Lasley. Attacco guerriero, ok. Ce l'ho? Ce l'ho. Credo. Ce l'ho, sono pieno di attacco guerriero. Becca sta attacco guerriero. Madonna. Che potenza di percosse, amici. La capitana Berling è quasi rotta. Arrivo prima che sia troppo tardi. Voi state con me? No, però non, mi sembrate molto reattivi. No! No, no, non morire, capitana Berling! Cosa? Non lo so! Sei tu, Giancarl! Chi l'avrebbe mai detto? sono un coglione. Allora, devi stare molto... Colpo d'odio subito. Subito colpo d'odio. Okay, questo è uno di quelli dove devo prendere gli schiaffi, ho capito. Comunque, qualcuno mi poteva dire come si schiva. Cioè, nel senso, la schivata mi sembrava una cosa importante. Facciamo a botte, Giancarlo, non correre. Colpo d'odio. Che miseria, sono pieno d'odio, risentimento. Sì, ho... No, ma perché ci sono sempre questi combattimenti? Non posso vincere. Ciao, corvo! Dai che ora arriva Gazzo con il suo spadone, speriamo. Bello che ci sta pure come nome in un fantasy. Cioè, ragazzi... secondo me il nome dell'antagonista in Final Fantasy XVI, Giancarl. Però lo devi leggere così, Giancarl. È diventato automaticamente il nome di un cattivo di classe. No, la bestia cinerea. Mi ha dato del corvo? No, no, passero, ci mancherebbe, non mi permetterei mai. Ma questa roba qui, anche in...
in Three Houses. Quanto fa Code Geass? Per chi lo conosce. Quanto? Da uno a sì. Ora c'ho la spada rotta potente più due Vorpal e delle orecchie. Ma comunque è figo. Mi piace il design. C'ho un colpo d'odio 2.0. Becca. Vai. Vabbè, così, cioè, così però è troppo facile. Non so neanche come si para. Così si para. Qualcuno me lo poteva anche dire. No, no, schivata, schivata. No, arrivano delle persone a proteggere Giancarl. Porca miseria, becorco de batoste. Porca miseria, la rabbia, c'ho la rabbia. Guarda che capelli che ho. Chi è? Becca. Carico la violenza così. Colpo d'odio. Non ho preso nessuno. Ma non gli faccio una cippa. Comunque. No, ho perso il potere delle orecchie. Sorry, but this fight is over. Mi spiace, ma questa battaglia finisce qui. Però meno arroganza. Beh, sei stanca perché... Tra l'altro, dettaglio scollatura importante. E questa roba io non... Cioè, devo essere sincero, poi lo sapete che il mio approccio alle waifu è divergente rispetto alla norma dei... Cioè, alla media dei super nerd, quale sono, tra l'altro. Però a me questa roba del fatto che il protagonista maschile c'ha l'armatura vera e la protagonista femminile sta in accappatoio, mi ha un po' rotto i coglioni, devo essere sincero. Cerca di scoprire dove viene la voce, chiedi cosa sta succedendo, chiedi con chi sta parlando. Andiamo per priorità. Cosa sta succedendo? No, not yet. And you're not a good listener either. Did I... Regardless, I'm a being who exists on the edge of dreams and reality. You may call me Arval. Arval. Va bene. But for now, let me speak plain. You are slated to die. Ah. Vabbè. No. Iniziamo con la buona notizia, grazie. La minuscola scintilla di vita che ti resta. Vabbè, niente, mi stai tenendo in vita, praticamente. Però gli spallini rinforzati, esatto. È come quando gli mettono un tanga di cotta di maglia. Beh, però è di cotta di maglia. Sì, vedi. Ma Arval, posso farlo davvero? Cioè, se mi convinco, che ne so, di essere vestita, sarò vestita? Deve essere un sogno. Rimettermi in piedi? Rimettermi in piedi? Sì, ma sei in una dimensione onirica. Ciao Paola Cage. Altrimenti nessuno compra il gioco. E però è anche una tristezza, Paola Cage, perché dai. Cioè, non è che uno sceglie il personaggio finile, femminile per vedere dei glutei poligonali agitarsi al centro dell'inquadratura. Insomma, ci sanno altre cose. E poi uno immagina, magari, è tutt'altro che scontato, però diciamo, lanciamoci sul viale delle peregrinazioni mentali un po' scontate eppure un po' inutili. Cioè, magari uno dice, vabbè, il personaggio femminile magari lo sceglierà una giocatrice, il personaggio maschile un giocatore, ma io non so quanto una giocatrice voglia avere
la versione sexy dell'armatura della controparte, ma cioè, perché? Adesso, mi devo proteggere le giunture, non far vedere il décolleté. Prometti di diventare più forte. Giura che la prossima volta non perderai. No, non perderò mai più. Lei è bianca come me. Lei Arval? Sì, beh, io non è che sia proprio abbronzatissima. Ah, abbronzatissima. Oppure la fai bendata, ma con delle, con le parti erogene esposte. Cioè, capisci? Scelgo sempre i maschi. Ma tendenzialmente anch'io, ma qualche volta, come vedi, mi piace scegliere un personaggio femminile. Ma però resto sempre un po' basito da questa cosa qui, che è proprio una routine di design che secondo me ha rotto un po' i coglioni. Ciao, dice Simo, appena presa la notizia non ho ancora realizzato che l'hai fatto davvero. Dico grazie da qui in eterno, in eterno per avermi preso in considerazione. Simo, sono contento. Già venerdì, cioè schiacci, dalle 19. Lo devo ancora inserire in palinsesto, ma c'è. Io, ragazzi, cioè, non è che l'ho fatto solo perché me l'hai chiesto tu e perché non hanno chiesto altri, ci mancherebbe. Cioè, è stato un fattore che ho preso in considerazione. Però anche perché mi piace il modo in cui Schiacci fa approfondimento. Secondo me possiamo fare di più insieme, quindi daje! Ciao Dark! Oh, but I like your spirit, though I expected no less from my partner. Lei mi ricorda questo Arval, il personaggio di del Wretched Egg in chissà da che fumetto viene fuori il Wretched Egg. Yes, I suppose that was a bit sudden. I should remember. The point is that I'm here to guide you. Tic, toc, tic, toc. Dai, amici. Non è possibile che nessuno lo sappia. Mi chiedi troppo. Deadman Wonderland, ragazzi. Che miseria. Hanno fatto anche un anime per i non lettori. Uno dei pochi shonen che poi insomma. Poi capisci, parlo io, no? Che insomma, essendo appassionato di anime, più manga che anime, fumetti in generale, ne avrò viste di waifu. La ragazzina matta. Ma non è, non è colpa sua, però. The Lester Alliance. Though once consumed in war, these three powers now exist in relative. C'è il nuovo film di My Hero Academia su Prime. Ma lo sai Paola che My Hero Academia non mi ha mai preso? Ah sì, la sigla era bella e il resto. Il manga è meglio dell'anime, eh? Alessandro, te lo dico. In questo momento ti sto guardando come guardo la barra di download, cioè con desiderio. Cioè fisso lo schermo e non dico nulla. Ah, vabbè. Passero, ci ho sperato. Sarebbe potuto essere una meravigliosa bromance, però, eh. Sei mesi dopo. Ciao Arval. Ma perché mi svegliano sempre in questo gioco? Comunque Cod Geass tutta la vita, eh. Anche questa roba qui lo ribadisco. Però a differenza di questo, in Cod Geass effettivamente quella quell'entità aveva una sua fisicità. The meantime, mille poster di Bruni in camera del passero. Eva. Questo non lo diciamo. Ciao Zohar. Difenditi, riconosci gli errori, chiedi scusa. No, difenditi.
Chissà che cosa potrebbe venire fuori dalla nostra unione. Non so, ho un po' di timore nel, diciamo, indugiare su questo pensiero, quindi non lo farò. Ho sentito un brividino. Sentito l'inferno borbottare. Tornando più in tema, hai visto le 6 puntate di Spriggan uscite l'altro giorno su Netflix? Pare vogliano continuarlo. No, ancora no. Ancora no. Però lo voglio fare fortissimo, credo che lo farò stasera. No, Paola, quello lì è il bot. Non ti preoccupare. C'è bisogno che ti scusi. Può capitare di scrivere in caps. Figurati. Ciao, Rick. Ah, Claude. Ritorna tra noi. Beh, anche Edelgard. Ok, new plan. I'll rely on my keen senses to navigate. Hold, both of you. Buon vecchio Dimitri. Another bandit, perhaps? They're mistaking you for some common backwater thief. What cheek. Giovedì esce la nuova versione di Bastard. C'ho una paura. Ma davvero, che fine ha fatto Vizio? Che è un po' che non lo vedo. Slash odoro. Slash intercetto le sue cazzate. Ma sarà andato in ferie. Cioè, a torturare con le sue battute i villeggianti. I villeggiatori, però. L'avranno finalmente picchiato. Può essere. Forse inizia un nuovo lavoro. Ah, interessante. Allora, andiamo. Ah, ma sono subito in modalità due spade. Ah, bene così. Botte! Ah, perché ora ha cambiato classe sicuramente. Ora che, oh, scusate, ma ora che classe ho? La mia classe è Flügel. Che tutti sanno che in svedese vuol dire saggezza. Però, insomma. Guarda come l'ho mucchiati bene. Sventura. Adesso ha cambiato classe. Ora appartiene alla classe Flügel. Ok. Ok. Ah, ok, cioè tutorial in tempo reale, ok. È una figata comunque questo Flügel. Stai zitto, stai. Ma cioè, rispetto alla classe di prima è di una ignoranza tripla. Chi è? Becca. Becca sto Flügel. Flügel in finnico significa svado. Insomma. Ma se no, ragazzi, però me lo devo togliere questo cazzo di HUD. Non, cioè, ci deve essere un modo. Sistema. No, non voglio segnalibri. Via. Tutorial. No, questo. Impostazioni. Mostra barra VSDM, ok. Mostra valori danni curi, ok. Scene di intro, va bene. Direttive missioni. Suggerimenti, tutorial in battaglia. Sarà questo. Suggerimenti, tutorial in battaglia. No. Dietro. Sì. Niente, no, me la tengo. Me la tengo. Ma perché me la tengo? Dai, cioè, non vedo una cippa. Dai, prima o poi se ne andrà. Cioè, non ci posso credere che resta per sempre questa. Cioè, è mezzo schermo.
È mezzo schermo. Aspetta, adesso. Porca miseria, c'ho una cattiveria in cor. Aspetta, come sono diventata Edelweiss? Anger. Come? Scusi. Ok. Ah, semplicemente toccando il tasto direzionale. Ok. Bene. Ciao ladro. Di nuovo colpo d'odio. Colpo d'odio è una grande costante della mia vita. Beccate, beccate sto altro colpo. Non d'odio, ma non, sicuramente non d'amore. Non lo so, non ti preoccupare. Allora, se io premo L più X, mi si apre un altro tutorial, capisci? Ma io non le voglio le mosse di Clash, cioè basta. Padre rimanenti 1. Dove stai? Dove stai? Eccolo. Oh, questo c'ha il dragone. Colpo d'odio. Tiè, becca. Beccate st'odio. Odio pieno. Contraerea, perfetto. Ma che fortuna che tutta abilità. Ciao Lollo, grazie mille per questi X cheers. Grazie mille, un abbraccione. Posso scegliere un'altra persona. Bene, sono lui. Ma lui non era un arciere? Ah, parte la componente strategica. Allora, ordini. A te ti mando qua. A te ti mando qua. Allora ti mando qua anche a te. No, conquista. No. Qua. No, non ci vuoi. Tu non. Ok. Vabbè, allora. Qua? No. Allora, basta. Ma non voglio più selezionare nessuno. Te, proteggi. Non. Niente. Vabbè. Posso non farlo. Da qualche parte la dovrò mandare? No. 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 Come ci potrò cambiare? No, cioè, qualcosa la posso fare? Mio figlio sta guardando Peppa Pig, dice Zorra. C'è un personaggio che si chiama Dead. Meno male che non l'ho detto tutto, perché era un attimo sbagliare. Per me, Danny mette il cappotto decimente a tutti i personaggi di Peppa Pig. Scusate, volevo condividere questa riflessione. È probabile, comunque. Perché? Edelgard non assicura il vantaggio massimo contro quel nemico. Ok? Più frecce verso l'alto. Possiede un'unità. Più frecce verso l'alto possiede un'unità, maggiore il suo vantaggio. Sì, d'accordo. Ma io da qualche parte questa. Cioè, qui per forza qui le devo mandare. Va bene. Ok, va bene. Posso mandarla questa qui? Ok. Perfetto. Perfetto. Però io voglio controllare Claude, perché c'ha l'arco e è diverso. Ok. Tiè, becca. Becca l'arco. Ma
Tranquillo. Ciao, Latra. Sì, vabbè, fammela fare, lo scoprirò strada facendo che cosa... No. Ah, ma io ho dimenticato di andare dove dovevo andare. Torno un attimo indietro. Ciao Dimitri, se beccamo dopo. Ah, eccolo. Ciao, Latro. È andata benino. Perfetto. Ora vado. Tiè. Proprio nel momento giusto. Raccolgo questo. Nuovo materiale. Questo generalmente. Ok, la vita. Oh, è arrivato Costas. Lo sta. Ascia fedele. Ok. Che fa? Mazza che batosta. Sì, è arrivato baffo. Ciao Alois. Quanto tempo. Non ti preoccupare. Dove? Ma perché se questa sta lontanissima dalla guerra? Arrivo. Ma, ok, allora. Ordini. Tu vai qua. Tu vai qua. Mentre tu chi sei? No. Tu vai non lo so. Difendi a me. Ok, va bene. E io vado. Perfetto. Ci vediamo dopo. Che ordina a tutti di attaccare Costas. Ma non voglio. Niente, mi tocca attaccare. Per forza. Eccolo. Allora. Ma non mi fa fa. Seleziona Costas. Ah, ok. Altro, tutti in attacco. Ok. Vabbè. Andiamo. Botte. Comunque questa classe sgrava. E di sgrava, eh. A parte che sto ancora nel tutorial, ma... Quindi non è che mi possono mettere la difficoltà alta qui, anche perché... Poi, essendo un Musu, tendenzialmente la difficoltà non è mai alta. Che ho fatto? Bellissimo. Ciao Tita Venesian, benvenuta. Benvenuto, non lo so, non è importante. Basta, colpo d'odio. Sempre e comunque. Ma come l'attivo la trasformazione della morte finale? Credo con A. Nuovo livello, ok. Via. Sì, magari dovrei andare a combattere contro il nemico. Tipo. Eccolo. Ciao Costas. Che è becca. La furia. Ci sto cavendo una cippa. Va benissimo così. Tiè, guarda la... Madonna. Basta, troppi danni. Capito? È un po' eccessivo. Com'è, ne vale la pena? Pitti.
Sto solo all'inizio, mi sto divertendo come... Tendenzialmente mi diverto nei Musou della serie Warriors, che sono un po' più stratificati. Però ti invito a leggere la recensione che ora il buon Roberto ti posterà in chat al 3, 1, 2, 3. Niente, mi si è rotto il processo Roberto.exe. Si è rotto. Esatto, licenziato. Vabbè, comunque, se vai su Every Eye, la trovi cioè facilmente. Adesso la trovo anch'io, guarda. Allora. Eccola qua. Dove sta la chat? Qualcun altro l'ha già fatto un'ora e mezza fa. Ecco qua. Grazie, Tommaso. Quindi, tra l'altro, promossa appena i voti con un bel 8. Beh, rango S direi che me lo sono meritato. La stragrande. Si va presto a dire grazie, Roberto. Dov'era il grazie quando Minas Tirith è caduta? Dov'era? Ciao Freddy Krueger 1986. Mi sto divertendo. È classico Musou della serie Warriors con... Come dire, legami ludici con la serie base. Ancora li devo scoprire tutti. In questo momento ci sta una componente strategica molto leggera. Però sto letteralmente nel tutorial. E in più ci sta la scelta della classe. Che casa sceglierai? Grifondoro, senza dubbio. Anche se è serpe verde, comunque. Sempre rispettata. Vantati della tua eroica impresa. Mostra di umile e condividi il merito. Che dei tre è? Quella col grifone rampante. No, Pity Bun non è una casa di Harry Potter. Non cioè, ho fatto una battuta. E... Spiace. Chiede tre, eh? Non so. Forse quella centrale. Ma non credo che la sceglierò. The name sounds correct, at least. Gerald's too smart to get smoked out by a bunch of rumors. In any case, we won't find our own two feet in all. Hello there, house leaders. Ciao, Alois. We've mopped up what's left of those rascals. So what say we? And I insist you accompany us, good. Who, me? You heard the man. We'll wait out the night together and make for the. Bene. Great plan, especially if you want to get paid, as we're a tiny bit short on pocket change at the moment. Yes. And those mercenaries you're looking for. Freddy, però, secondo me, cioè ti dico in tutta onestà che per giocare un Musou per intero bisogna che un po', ti piaccia il genere. E per me, a me piace perché è un genere di scarico. Ovvero, stacco il cervello, meno, riattacco il cervello, passo a un altro gioco. A me funziona bene, cioè metto una musica, un po' di musica sotto, oppure mi guardo una cosa sul secondo schermo. Cioè è il gioco proprio per staccare, per me. Seguili. Vabbè, andiamo.
Tita Venezia dice: Ale, posso farvi complimenti a tutti voi di Every Eye, anche per portare picchiature che sono una mia grande passione. Ci mancherebbe, Tita. Grazie. Grazie mille. Ti ricordo che DNF ci sarà questo venerdì con Schiacci. Cioè, Schiacci sarà questo venerdì con DNF. Poi la settimana prossima faremo un altro appuntamento sempre con Antonello di approfondimento su altre robe. Vedo l'ora di raccontarvelo. Una roba un po' particolare. Yes, do you know him? He heads up a pretty elite band of mercenaries. Mercenaries, is it? Well, a meno che... to meet this Gerald myself. After all, if I don't finish my assigned tasks, I'm mission the point. Puoi chiedere. Semplicemente è stato un mix di... cioè, occasione e volontà. Nel senso, lui aveva voglia di riprendere questo percorso. Noi eravamo più che disposti a secondare questa sua voglia. Anzi, ero molto contento. Ieri ci ho parlato e abbiamo programmato delle robette carine. Non vedo l'ora. E tra l'altro ricomincerà a collaborare anche sul fronte editoriale, Questa è un'altra cosa che mi fa molto contento. Ale, a proposito di Musu, mi consiglieresti One Piece Pirate Warriors 4 per iniziare? Che ti dico, se ti piace One Piece, sì, perché no? Però, cioè, letteralmente, uno vale l'altro. Per cominciare, uno vale l'altro. Però, se ti piace One Piece, perché no? Ci stanno quelli che sono... più particolari, un po' più ricercati anche nella gestione del gameplay, quelli che sono un po' più base, però insomma, sì. Sai chi a te ha salvato, vero? Mi sono salvata da sola. Alois, con questi baffi a manubrio. Allora, parla con i tre capi casa. Salve, Claude. Esprimi perplessità su Alois. Ah, ok, quindi ci sta anche la componente di diciamo relazione interpersonale che c'era in Three Houses e generale in Fire Emblem. No, mi piace questo. Che poi ha un impatto sulle battaglie, no? Daisyan, si è buono per 47 mesi, grazie mille Daisyan. Punti sostegno rappresentano la forza del legame instaurato sia dalla tua unità. Ok, si ottengono dando risposte corrette durante le conversazioni, compiendo azioni gradite all'altra persona e combattendo insieme. Ok. I cervi dorati. Ok, ma adesso non mi metterò a vederli tutti. Questo tra l'altro è uno dei miei personaggi preferiti del di Three Houses. Vabbè, basta, è molto simpatica, ma ciao Hilda. A questo punto sono tentato di recuperare il Musu di Breath of the Wild, che non è male, eh. Non è male, Tommaso, te lo dico, non è male. Ho sentito che possiede una forza soromana, per cui ti immaginavo una specie di montagna di muscoli. Ridi per il paragone. Mostra di professionale. No, ridi per il paragone. Cioè. No, non me la sono presa. Ho riso per il paragone. Prego. Sei la mercenaria. Sì. Ciao. Sì. Sventura, sì.
Nega le insinuazioni, lascia nel dubbio. Lasciala nel dubbio. Vabbè, dai. Nega le insinuazioni. Forza, su, voglio stringere dei rapporti formidabili. Tu sei quella timida. Lo so. Niente, non mi parla. Ciao, Lorenz. Insisti per ottenere dettagli, taglia. Insisti. Tu mi sei sempre stato sulle balle. Cioè, anche in quegli altri. Cioè, anche in quell'altro gioco. Oh. Non volevo parlare con te. Volevo parlare con Ignaz. Qual era il nome? Vabbè, non mi interessa. Ciao, Kaspar. Conosci qualche... Resta il vago. Dai. Niente, non si... lo so, non si sveglia. Edelgard. Ah, Petra, ragazzi. Era il mio... A parte la mia romance di Three Houses, ma proprio senza ma. E poi fortissima presenza fissa sul campo di battaglia. Ma hai sentito della J.K. Rowling che è andata, che è stata trollata da due comici russi che le hanno fatto credere di parlare con È successo davvero? E questa cosa qui è successa davvero? Ma scusa, questa subito mi chiede di assoldarmi? Chiedi perché voglio assoldarti. Allora, parlami di Petra. Sì, Ale, è successo davvero. Domanda, è casa scegli risposta a Petra? Esatto. Non mi interessa il resto. Ah, c'era anche Dorotea, però, che era una strega abbastanza potente. Allora, ciao Petra. Ho notato che tu hai grande faccia. Cominciamo benissimo, Petra. Petra, io penso che sia già deciso dalle stelle che dobbiamo nuovamente combattere fianco a fianco. Ma questa non è la professoressa. Professoressa, lei, a parte che è vestita sempre con una sobrietà incredibile. Incredibile. Stai al gioco. Salve, Hanneman. Possiede un segno? Cos'è un segno? Non voglio nulla. Vabbè, allora, vabbè, io... Questo chi è? Asce. Ah, tra l'altro si era forte. Conferma di conoscerla. Siamo già grandi amici. Quindi praticamente la parte di, tra virgolette, life sim... Cioè, anzi... Companion sim... È nell'accampamento. Ok. Per almeno per il momento. Ma perché non devo rispondere come mi chiamo alla gente? Non voglio parlarvi più! Oh, ciao Dimitri! Ringrazialo per l'informazione. Se non ridere! Perché mi ricordo anche di Mercedes? Ah, Mercedes tra l'altro diventava una maga curativa potentissima. So tutto di tutti. Rispondi ironicamente. Minimizza. Questo non è una persona. Non è una persona ironica. Salve. Sì. Vabbè. Ciao Felix.
Chi accetta con entusiasmo. Non ho letto cosa, però. Ok, è quasi l'alba. Devo parlare. Ah, Leoni. Ho parlato con te, Leoni. Incoraggia le sue aspirazioni. Incoraggia sempre e comunque. Hilda, conosci le tre case? Beh, non erano quattro. Va bene, dove sta Alois? Alois? Eccola, sarà laggiù. Ciao Alois, sono pronto. Sì. My sincere apologies for asking this of you. I know you're heading for Remire Village in order to find Gerald's mercenaries, but well, perhaps you might consider. Alla fine non chiacchierà simulato sto gioco. No, è principalmente un musù, ma esattamente come il gioco cui si ispira. Cioè uno spin-off di Fire Emblem. C'ha delle parti, diciamo, di interazione e familiarizzazione con le altre unità, ovvero gli altri personaggi. Non è che si chiacchierebbe. Ho fatto a schiaffi fino a 5 minuti fa. Allora, vabbè, cioè, tanto voglio dei soldi innanzitutto per quello che ho fatto. Exactly what I told the fool. Anyway, the whole thing will be much easier if you. I think that was a threat. Sicuramente una minaccia. Cominciamo a fare schiaffi. Accetta tuo malgrado o accetta di tua volontà, tuo malgrado. I'll come with you to the monastery. Bless you, my friend. I'd say you saved my bacon, but. Alois, don't. Some truths are simply too painful to bear. While I'm no expert, I told you how dashing you are. Beh, un complimento sincero. Ah, you like it? Wonderful. Immagino. We heard you'll be joining us at Garrick Mach. I know this wasn't in your plans, but if it lets us get. Unwilling or not, we've got a long road. I hesitate to ask this. Well. Are you sure about the knights may seem unwilling to bend? Conferma la scelta, lamenta di averla scelta obbligata. E vabbè, allora conferma che posso fare la lamentosa. Yes, yes, that's quite enough. Listen, I know this one's on me. But I'll find a way to make it up. Voglio i soldi. Mostra scetticismo. Ringrazialo. Mostra scetticismo, ringrazialo. Mostra scetticismo. Skeptic, eh? You know, hey, hurry up back there. Bene. You know you've had a busy day when you rub shoulders with the heirs to the Empire, the Kingdom, and the Alliance. I think they're a fascinating group of people. Parla di Edelgard, perché sotto Edelgard ci sta Petra. Ah no, devo parlare di tutte e tre. Dimitri's always checking in on. Claude's a laid-back kind of guy who doesn't really strike me as noble. And I mean that in a good way. Of course, still, you better pick up the. Ma sono io che mi lamento per primo. Ok. Prologo, le tre case. Scusa, ma se finora. Finora cosa ho fatto? Cioè, se questo è il prologo. Deep in the forest, the mercenary meets a trio of youths. Each a student at Garrick Mach. Ciao Jack O'Malley, che si può avere 5 mesi, grazie mille. Striking down the bandit chief who attacked the students. Non capisco, ma il prologo non sta all'inizio. Who soon arrives at the hallowed gates of Garrick Mach. Prima di arrivare. No. Niente. Salve. Rea.
Io so che non è tutto come sembra. Capito? Lo so. Perché l'ho finito il gioco. Quindi lo so cosa sei. Davvero. Rispondi con fierezza. Resta umile. Mamma mia, Marcello. It was nothing. You take a job and make sure it gets done. That's what a mercenary does. I see you do not lack for confidence. However, the reason we summoned you here was not simply to express our gratitude. We have a proposal for you. One made on behalf of the church itself. Ricorda quando qualcuno mi fece lo spoiler? Vabbè, però Freddy Krueger 1986. È passato del tempo da quando Roberto ha fatto uno spoiler sul finale del gioco. Cioè, un bel po' di tempo. È inutile che gli tieni il broncio ancora. Dai. We would have you join this academy as a student. You what? Though you are a mercenary, I understand you are not currently beholden to any one particular employer. Also, the students you rescued are close to your sì, mo si chiama Roberto perché cioè, ha cambiato nome negli ultimi 5 anni. Prima era Rodrigo e adesso per Roberto è anche più semplice da ricordare. She's heard about our power and wants to keep us on a short leash. And yet she's taking it almost as a given that will rifiuta. Sorry, but the world's got other plans for me. I can't afford to stay here forever. Ah, quindi anche tu, Freddy Krueger 1986, parli corsivo. No, era solo per sapere. Non è stata colpa di Patrizio? Strano. No, ovviamente è stata l'eminenza grigia che ha programmato il tutto lui. They've really talked us into a corner here. I think I see where this is going. E vabbè, accetta. Non è che c'ho altre opzioni. Wise decision. Cioè, non è che. If I may, permit me to tell the academy is divided into three houses. Some are noble-born, while others spring from more. We ask our prospects to spend a year living under the same dormitory. Each of our houses corresponds to one of Fodlan's three regions. Edelgard leads the Black Eagle House, Dimitri leads the Blue Lion House, home to Stu, and Claude leads the Golden Deer House. We could select a house for you ourselves, but as all of this was our... Beh, sai com'è? Sarebbe il caso che scegliessi almeno una cosa. So I can join it. Yes. Io scelgo Petra. You wish to... Yep, that's the one. I'm sure of it. May you build wonderful and lasting. Perfetto. Well then, with that taken care of, it's time to decide. Yes, it turns out we just underwent a last minute roster change. Che c'è? I guess you two have Pippo Franco che insegna difesa contro le arti oscure. Ecco. Hello. Salve. Non sei affatto inquietante. Elogia la sua competenza, fagli bella. Me up with too much homework, all right? Do my ears deceive me? Or is that curiosity I hear in your voice, Professor Yuritsa? I thought all the houses were the same to you. Ora voglio veramente Pippo Franco come prof. Figo, che figo. I don't care. You decide. Ma come non ti dice? Cioè, dovresti mostrare un minimo di interesse. What? It's decided already? I was and as for you, my mysterious new student. I let the gall of these people making decisions for you. Right. Non ho scelto niente. Looking forward to learning from you, Professor Yuritsa. I'll inform you of our first mission soon. Ma va bene. Sorry, what mission? Oh. Did we fail each month?
Cioè, comunque, fondamentalmente, la trama è quasi la stessa di Three Houses, cioè, di base. Perché mercenario, o comunque facente parte di un gruppo di mercenari che si ritrova iscritto a questa accademia e poi da lì verso nuove incredibili avventure. Ok, vabbè, dettagli. Ok. Well, what do you think? Perhaps, Lady Edelgard. But is that chance? Beh, Hubert, sum me up. Essi un po' più ottimista. If they so much as catch wind of our intentions, things. Regardless, this is our last opportunity to save her. Frankly, it's a miracle. I thought you once proclaimed not to believe in miracles. And I don't. At least not the kind one has to sit around and. But right now. Everyone is exactly where we need them. I'm going to make this miracle happen, and I will do so. Then we'd best have a plan in place to finish the job. Già si cospira. Già si cospira. Molto bene. Which is exactly why I'm counting on you, Hubert. And why. Welcome to the Black Eagle House. I'm pleased you selected us. Salve. Whoa, wait, what? You're a student now? Così sembra. And not only that, you're one of us? That's great! Ok. Wait, stop. I don't know this person. Why are there so many new faces? Ok. That's what you get for skipping this year's first field excursion, Burn. A lot happened. There was even a bandit attack. Did you bandits? Now I'm extra glad I skipped out. C'è una distanza importante tra ciò che manifesta col volto e ciò che mi dice. The church took a bold step in enrolling you. Decision which I, of course, fully support. Spero di sì, Zoar, perché mi prude la spada, che mi rendo conto potrebbe lasciare adito a dei doppi sensi preoccupanti, ma comunque. Oh, duelliamo. Strange. You definitely seem the type. But and now you know the rest of our house. As you already, we may not be perfect, but we support each other as best we can. Please try your utmost. Here approaches Professor. Oh. That makes all of. Remember your mission. Sì, vabbè, con una voce anche meno profonda, se vuoi. We are to eliminate the remaining members of the Iron King's thieves that attacked our camp. The chief, Costas, has already been struck down. Enough. Even with our limited experience, we should be able to defeat. Good. Andiamo a fare a botte. Ecco. Oh, andiamo a fare a botte. Ma mi fa di nuovo cambiare classe, secondo voi? Mostra perplessità. Indeed. Just look at Caspar's father, Count Burgley's. And that man shouts an order. Quando grida un ordine, le sue parole risuonano con una potenza tale da sovvertire le maree e disperdere le nubi. Stessa cosa che succede a me quando vado via da Lil Kebabaro. Ma non succede con le parole. Però, passiamo oltre. Including you, Bernadette, and I look forward to seeing our mercenary friend here in action. Esprimi fiducia in modo composto. Pronuncia una battuta a effetto. Pronuncia una battuta a effetto. Careful, Edelgard. If you set me loose out there, there won't be any bandits left for you. Io disperdo le nubi. Sì, e ne creo anche di nuove, tra l'altro. Oh, due. Che cazzo ho fatto queste 2 settimane? Oh. Andiamo a fare a schiaffi. Su.
this is the first real. I trust you will keep them safe. Ma guarda, guarda che volto affidabile che c'ha Yrizza. You there. It's time. You there. Gather the others. Gather the others. Ok. Cioè, anche lei l'ha detto, quindi non era solo una cosa mia. Bene. Lost sight of them. Ashamed to admit it, but yes. It's possible someone. Why go to that kind of trouble for a handful of highwaymen? So be it. We'll follow the blood scent. Ok. Right, of course. We'll follow. Vedi, cavaliere di Seiros. Everyone, follow me. Follow me. Ok. Professor, wait. Well, he must have some idea where. E vabbè. Ma possiamo picchiare qualcosa mentre lo seguiamo? Pathetic. Ok. Professor Yrizza, you shouldn't charge ahead like that. Bandits. Dead by my. Che poi Bernadetta, tra l'altro, quando la sviluppi come personaggio, è una bestia. È una bestia. They look quite dead indeed. Are these the miscreants we were? How is one to tell? What do you know, Professor? Were you following some manner of lead? No. No. They were trying to escape to that fortress. That fortress? Yes, Caspar, that. C'è una sola, Caspar, mortacci tu. No. It just seems suspicious. You are something else, Caspar. Still, I guess the place does look kind of suspicious. È un cazzo di castello. The kingdom and the empire. But that is no imperial. It's not the kingdoms either. And they're not flying anything. Give us allowance to be stormed. Brava Petra, brava, brava. Questo è lo spirito giusto. Brava. Finora non hai sbagliato mai, no? Come quest'altri. Brava Petra. Yes, I mean, I agree. We should all But the bandits might be inside. And they must. It is our noble duty to finish them off before. Ma stai zitto, Ferdinand. It's about doing the right thing. Period. Stai zitto, Caspar. Attacchiamo, l'ha detto Petra. Since when are you so gung-ho? Enough. This is not our decision. The mission stands. Oh. Signs of life. Professor, are you having the ability to speak with ghost spirits? Com'è successo che avete l'abilità di parlare con gli. I fantasmi sia diventato. Avete battuto la testa, professore? Serve. Serve che aiuto. Che poi Petra parla male, ma questo è normale. Petra. Ah, ok. I am understanding now. You have my thanks. This language has. Ok. Well, if that's settled, let us make ready. Make sure you're prepared before we head out. Oh. Devo scegliere chi portare sul campo o sono fissi? No, non li posso spostare. Va bene. Che battaglie automatiche. Esercito, sistema combatti. Combatti, combatti. Sì, andiamo. Becca. Non c'ho Petra nel gruppo. Basta, battaglia. Condannata a una sconfitta terrificante. Dove stai? Ladro. Vieni qua. Colpo d'odio. Un attimo. Posso così. Diamo.
Porca miseria, ve corco. Tanto io penso a questi, eh. Dove state? Vieni qua. Oh, comunque, raga, finito il tutorial, è sparita la prompt dei comandi, quindi sono molto contento. Cioè, era veramente fastidioso. Colpo d'odio! Insomma, praticamente lo ammazzano tutti. Manca tutti. Perfetto. Che questo è andato. Vado. Vado. Split up. Split up. Cioè praticamente li sto a porta in giro a gruppetti di 20. C'è, qui dentro ci dovrebbe stare un capo. Eccolo qua. Ciao, capitano del forte. Oh, ok. Se è vero una chiave per aprirla, non ti preoccupare. Adesso ammazzo tutti e una chiave la trovo. Ti preoccupare, Hubert. Dove stai? Banff. Trovato le chiavi. Ah no, sta là. Lui sta andando. Attenzione, lui sta andando a rubare la chiave, il tesoro. Ci penso io. Ma stai zitta. Lamentosa. Tiè, botte. Colpo d'odio! Vabbè, juggling estremo comunque. Dove sta? Ancora? Rabbia! Rabbia! Furia! Ottimo. Preso la chiave. Ok, quindi ora posso andare a aprire il tesoro. Molto bene, vado di qua. Giro di qua. Ma possono... Scusate un secondo, eh. Allora, tu che non stai facendo niente, Ferdinand, vai qua. Mentre tu... Chi sei tu? Hubert, che non stai facendo una cippa, vai... Ma vabbè, vai qua, chi se ne fotte. Mentre tu, Ermenegilda, che sempre stai facendo più o meno un cacchio, potresti andare... Senti, vado una mano a Hubert e non rompere le balle. Perfetto! Ecco, quando conquisti la cappella comunque sei un pezzo avanti. Non so che cosa sto facendo, ma... Dove stai? Penso che non la racconti. Come questa impressione qui. Ok. Perfetto. Che cos'è questo? Nuova arma. Attenzione. Perfetto. Eccolo qua. Brigassa. Accessorio. Porta gioia e super kick. Molto bene. Allora, qui ho praticamente conquistato tutto. Devo andare...
di qua. Abbiamo finito già tutto. Ok, ma, cioè, lo volevo ammazzare io e il boss di tutto. Sì, però stai molto calmo, professore, eh. Comunque, okay, qui il professore non mi sta aiutando per nulla. Dove sta? Eccolo. Perfetto. Vado qua. Ah no, questi sono miei. Stavo massacrandoli senza motivo. Cioè, stavo per massacrarli senza motivo. Salve. Se n'è andato. Ciao Robby. Attenzione, attenzione, anche questo è un volto conosciuto, personaggio in più. Possanza di percosse, non te, devi farla basta. Fatto. Hai salvato la studentessa dell'Accademia Ufficiali. Sì, salve. No, non sono Lady Edelgard, sono una lontana cugina. Tutto a posto, Robby, sì, sono su Nintendo Switch. Ora bisogna semplicemente... Ah, ok, bisogna scappare evitando che questi soldati misteriosi che mi sembrano frati francescani, frati francescani, in realtà no, versione Plague Doctor, mi fermino, ok. Furia combattiva, eccellente. Cioè, la rabbia combattiva, diverso. Oh, 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 mi devi lasciare in pace, mi devi lasciare... Va, colpo d'odio. Colpo d'odio. Questi comunque sono forti, eh. Ma stai zitto, va, colpo d'odio. Perfetto, c'è anche la cura qui. Stai zitta. Siamo quasi arrivati, manca solo un'ora e mezza. Un overkill mostruosa, ok. Soldato misterioso. Ma io adesso, porca miseria, uso i super... Non posso usare i superpoteri, però posso usare... La mossa della morte profonda violenta. Eccolo! No, ancora no, neanche quella. Bene. Quanto mi manca di carica? Non molto. Potenza di percosse, signori. Posso, solo loro due posso utilizzare. Ma no, c'è anche qui Hubert. Hubert, io se fossi te mi curerei. Tra l'altro, cosa può fare con questo? Non male.
Questo è completato. Se torno a lei, te c'ho Sasha incredibile. Sono ancora qui a fare bot. Ma la devi fare. Basta. Tutto mi ero curato poco fa. Stai zitto, soldato misterioso. Vale niente. Arrivo. Questi cosa servono? Penso che siano semplicemente vessilli che manifestano il controllo di un'area. Si è capito la base, ok. Ma dove devo andare, scusate, esattamente? Qui, credo. Credo proprio qui. Ok. Posto. No, adesso arriva chiaramente il boss. Eccola qua. Cronia! Hi there. I'm Cronia. But you can just call me the lady that's about to murder you. Beh, è un attimino lungo. Posso chiamarti Cronia? Cioè, così per comodità. Allora, io c'ho anche la supercarica, quindi penso che la userò. Mi spiace. Nulla di personale, però. Basta, colpo dell'odio maledetto. Becca. Buonanotte, sono Dori. Bene. Ok. Com'è che la creatura che abbiamo catturato? Eccolo qua. Appare una bestia infuriata. Visto che noi lo vediamo comunque tramite la live, a te che ce l'hai davanti, come sembrano le fasi più concitate? Un po' impastato? Sì. Devo essere sincero, anche la telecamera non è che mi stia convincendo al 100%. Cioè, è il classico gioco che penso come esattamente come Treehouses stava facendo di schiude altre meccaniche e altre ragioni per apprezzarlo, ok? Però c'ha di base i difetti che c'hanno praticamente tutti i giochi della serie Warriors, cioè della del macro franchise Warriors. Ma posso trasformarmi? No. L'immagine è tendenzialmente un po' sporca. Questo poi di base. Però, in termini di fluidità, devo dire che ho visto di peggio, eh. Sempre in nell'ambito dei titoli Warriors. E invece è possibilissimo. Sì, questo lo dici tu. Stai pensando a Sonic? Anche. Missione compiuta. Ok. Ma com'è? Tempo di completamento A. Stavo chiacchierando con gli amici. Sono sempre Flügel? Assolutamente.
flying higher. Hey, a new power. All right. Di livello C+, ha preso abilità Carpe Diem, ha preso la mossa speciale Ventata. Ok. Rispetto ai Rule Warriors, l'era della calamità, è sicuramente migliore il frame rate. Però tenete conto una cosa, che voi lo vedete un po' artefatto, lo percepite il frame rate, perché la live è a 60 fps. Ok? Però ti posso dire che è sicuramente migliore di Hyrule Warriors. Sicuramente migliore. Pesca sultanina. Ceci. Ok, molto bene. No, no, più stabile anche questo è senza dubbio vero. I thought I would never breathe fresh air again for as long as I'm not sure what to say except thank you everyone. Cioè, in generale è un'esperienza molto più godibile. How did you end up in such an awful place, Monica? I heard you went missing in House Ox territory. Allora, se mi concedi un ottio, ho pure visto il penultimo video di Gotham Knights, quello che parte con la moto, e ti giuro non sto trollando, mi pareva di vedere un gioco fatto con Dreams. Sono sicuri di pubblicarlo in quelle condizioni? Guarda, non è un gioco che è proprio, ma per niente, al top dal punto di vista tecnico. Cioè, chiaramente radicato nella scorsa generazione. Adesso, a me non è sembrato un gioco fatto con Dreams, però li vedo, che, cioè, i problemi, cioè le brutture che ha in alcuni ambiti, specialmente per quanto riguarda, per l'appunto, il comparto tecnico. Ti dico che ho comunque visto, e sembra strano dirlo facendo questo discorso, sì, che la moto non si muovesse benissimo l'ho visto anch'io. Però nel senso, cioè, ho visto dei miglioramenti, e anche per quello che riguarda la proposta ludica. Restano delle perplessità, e devo dire che non è che, non si tratta di un progetto, di un prodotto che mi entusiasma, di quelli che attendo proprio, sai, col fuoco nel petto, con l'entusiasmo traboccante. No, però sono sinceramente curioso di vedere se ne uscirà comunque fuori un buon titolo. In questo momento hanno un po' di problemi per quanto riguarda la fisicità dei colpi, la fisicità in generale del gioco. Cioè, tu vai, parlo della moto, anche quell'aspetto lì non lo percepisco, lo percepisco sempre un po', come dire, leggero, ok? Però sono d'accordo con Roberto quando dice che ha voglia di qualcosa in quell'universo, e anch'io avrei voglia di qualcosa di piacevole in quell'universo, con tutto che credo, e in base a quello che abbiamo visto, mi sento di poterlo dire con una certa sicurezza che Suicide Squad promette meglio. I've seen all kinds of people as a mercenary, and she was definitely not. Sì, anch'io sono. Guarda, Passero, lo so. Sto affrontando il percorso verso il lancio più o meno con lo stesso spirito. Cioè, se viene fuori una roba piacevole, sono contento. Se invece alla fine dei giochi non convince così tanto, diciamo che non casco dal pero. Mettiamola così. My memory is quite strong.
try remarkable. You never forget a face, even one seen only at a glance. Your Highness, I... thank you for the compliment. Beh, non è che ha detto niente di che, insomma. I saw. The one who kidnapped me was surely Tomas, the librarian. Tomas? Impossible. Sempre, ti ha appena detto che è così. Allora è impossibile. Beh, allora manco indaghiamo, Cavaliere di Zeros. Allora, niente, la testimonianza. Testimonianza diretta alla vittima. Gerizza, tu non me la racconti giusta. Io te lo dico. Not a word of this to anyone. Is that clear? Well, now things are getting interesting. Honestly, so what do you make of this Kranya? Why do you think she was at the fortress? Scusate. Occupied with her during the battle. She a friend of yours? Sadly, I wouldn't know. Gone. Vanished, lost. I remember meeting. Anche questa storia qui, Arval, ha qualcosa di familiare, eh? Te lo dico. I was struck with the most I couldn't tell you if it was revulsion or affection. It was simply. And here I thought I had it tough. Are you worried about me? How adorable. Oh, but I do love that about you. Vorrei mettere il doppiaggio originale, perché questo in inglese non è accio accio, ma non è che mi stia convincendo più di tanto. He has been away from Garrick Mock for days now. During his absence, an investigation of his behavior and personal effects laid bare his hostility to the The knights have been instructed to await his return and take him in. We want him alive. I'm glad they actually believed me. If they doubted you, you would have known it the moment they clapped you. Capito, ma niente. So who is this Tomas? Povera vittima. You say he works in the library? He does. I've lost track of how many times I've spoken to the man. No surprise, Lynn. You practically live at the library. So what did he look like again? Is he the Burly? Not even close. He's a frail old man with a walking stick. From what I understand, he's been at Garrick Mock for 40 years, at least. Niente, mi arrivano telefonate inopportune durante la live. Bene. It's hard to imagine that he had been plotting evil that whole time. Transformation. Would someone not be trasformazione, se avesse cambiato il suo aspetto qualcuno l'avrebbe notato, no? Mostra perplessità. Petra, Ferdy just means that Tomas's opinion. If they were really worried about transformations, you'd expect they would turn their gaze to you. Good to know they're nice enough not to do so. So this Tomas person sent the bandits after us? What an awful man. We're lucky to be alive. Comunque ragazzi, se il gioco, diciamo, della main serie, ovvero Three Houses, vi è piaciuto, qui vi trovate a casa. Cioè, i personaggi sono gli stessi, le atmosfere sono le stesse, il modus narrativo è lo stesso, tanti elementi, mi viene a dire, di contorno. Poi bisognerà valutare che tipo di peso hanno nel quadro ludico. Quello ve lo sa esprimere meglio la recensione. Insomma, tanti questi elementi si fanno di nuovo parte dell'offerta. Ovviamente di base è un Musou. E non è ovviamente Strikers che c'ha un carattere diverso. Però a me che è piaciuto molto Three Houses, devo dire che mi ci vedo a continuare la run e divertirmi. Menziona Tomas prima di andare. Scappa via senza dire una parola. Via! There he is.
Attenti! That man down there. Lady Rhea wants to speak with you. I suggest you accept. Ci sono i romance, lo do quasi per scontato. This doddering persona of mine will benefit me no further. What is this? Sembra una persona così a modo. Find him. Right. What he did was just like. Potrei aver finito il prologo. No, prologo. Leo. Ok. Ma lo sapete che vuol dire prologo? Upon his return to Garrick Mach, the humble Tomas shapeshifts and flees, and not even the knights of Ceres' most concerted efforts can track down the erstwhile librarian. Meanwhile, Edelgard seizes upon Monica's rescue as a chance to start down a radically different path than she had originally planned. Things went like clockwork with Monica. Thanks to Professor Yuritsa playing his part so ably. Cioè basta complottare comunque. I doubt we will see such fortune next time. The moment has come to take matters into our own hands at the Imperial Capital. This. But Lady Edelgard, we aren't. Non siamo pronti. The Church. Effettivamente l'esercito della Chiesa fa abbastanza paura. A chi come me è fan dei giochi tattici, ma Alex Com. Ma non ho mai giocato a Fire Emblem. Consigliereschi avvicinarsi alla saga con Treehouses? Sai che Big Matt mi fa una domanda difficile, perché non è sul modello XCOM, è un RPG tattico alla Final Fantasy Tactics, ma sicuramente non lo conosci o comunque non l'hai frequentato per le stesse ragioni. Per quanto mi riguarda, potrebbe piacerti, però resta il fatto che sono due concetti di strategia molto diversi tra loro, ok? Io proverei se fossi in te. Però sappi che non è scontato che ti piaccia. Cioè, ti piaccia la formula. You are the man who once told me to leave no sword in its scabbard. Yes, but one must. I'm sorry, milady, but this plan is ill-advised. I cannot. And even if I were to ignore common sense and go, I thought you devised countermeasures to. But those were meant for. Are you absolutely certain this is the path? I am anything. Yet the bandit attack in the mountains created an opportunity. And I doubt the appearance of this new mercenary is simple coincidence. Plans can be rewritten, Hubert. Either we're doing this or we're not. Mi sono perso qualcosa io? I piani si possono riscrivere, Hubert. Ma l'inalazione non è contemplata. Ok. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? I am with you, Lady Edelgard. As then let us walk forward on this path. And vorrei sapere dov'è l'in. I apologize for. Cosa si intende per inalazione in questo caso? Bishop. Not at all, Edelgard. In azione? Ma sono io che ho letto male? Ah, no, scusate però. Sono io che ho letto male e ci può stare perché sono rincoglionito a livelli importanti? Oppure c'era scritto in azione e si sono sbagliati a scrivere? Era scritto in azione? Cioè, ripeto,
È molto probabile che sia così, perché cioè, il mio cervello, sapete che ormai da tempo non è più nella sua forma ideale, cioè nel senso è proprio diventato trapezio. Ok, perfetto. Sono io che sono scemo, cioè, perché non è neanche una roba che mi stupisce. Beh, però dai, bello che l'ho letto anche 3 volte prima di dire questa minchiata, eh. Cioè l'ho proprio appiccicato io in azione, inalazione. Bene, bene. Bene. The capital also fits that pattern. And who might that be? My uncle. Oh, Volkar Thoranduril. His lordship briefly defected from the empire before reappearing. Molto bene. Returned a changed man and began seizing power almost immediately. Witnesses claim he wields dark magic in secret and is able to change his. That does sound suspicious. Sì, ma witnesses can be believed. I would ask that you do believe them. I see. And when you return to the capital, cioè ripercorre proprio il tragitto narrativo di Three Houses, cioè fa moltissime cose che di base stanno in Three Houses. We wish to bring our friends here at the academy, their daughters and son. We hoped you would consider deploying the Knights of Seros. So the you wish to march on the Empire with the Church's Knights at your back? Your support would give credence to. Additionally, the Knights would keep the populace in check upon our arrival. Thereby. The more I hear of this, the more credible the threat sounds. It's clear you have thought carefully and. We intend to seize the palace with our own forces. And we'll do our. But we still need your help. Please. I have two. The first. When you capture Lord Ark, the second. Our knights are not to engage. I would have it no other. Niente, praticamente fa schiaffi chiaro noi. Va bene. Ok. Understood. Very well. I will summon the knights. May the goddess. Grazie, grazie dell'aiuto. E in tutto questo il mio personaggio? Eccolo. Well, that was certainly an unexpected conclusion to. Thanks to his shapeshifting ability, he slipped free. Shapeshifting. Yes, that's what I said. Also, I know what you want to say next. His powers. Dillo. His powers are just like the ones you gave me. Are you in league with him, Arval? Where did these powers come from? If I am in league with him, no one has informed me. All I have is you, my dear partner in destiny. Still, I saw what you saw. Clearly, we don't have a monopoly on shapeshifting. And now that everyone knows about Tomas, some of them must have connected the dots back to me. At least they've had the grace to keep it to themselves. It's because they trust you. Hold on, someone's coming. Come che qualcuno sta arrivando? Ah, al di fuori di questo piano astrale. Per me, Ale? Che cosa? L'inazione non è contemplata. Bello che hai fatto lo screen proprio con la faccia mia confusa e perplessa. Grazie, grazie. Vero, passero professionista, vero. For an important matter. Will you join me? Most of the other Black Eagles are coming. What's this? I fear I must keep that to myself until we're closer to the capital, but I promise you this. There will be battle. Are you sure? I mean, these powers I have are like the ones Tomas you. Yes, that is a bit disquieting. Still, you could have wrested yourself free of us from the start, but instead you fought by our side and helped us save Monica. But here's my true proposal. If you accompany. Ooh, now that is intriguing. In that case, bene. Monica era controllabile. Svelazione del problema Ferdinand. Svelazione del. Ok.
C'è bisogno che me lo dici. Ah, ok, ci sta un'altra fase di accampamento. Andiamo subito a parlare con Petra. Non perché ho delle preferenze, eh. Insomma. Ciao Petra! My word is a bond. Assolutamente sì, qualsiasi cosa tu dici, mi va bene tutto. Bene. Ragazzi, io visto che ora ci sarà un'altra fase di chiacchiera, credo che potrei anche decidere di chiudere con 4 minuti di anticipo questa diretta. Vi dirò, io queste due orette ho visto esattamente quello che mi aspettavo di vedere, ovvero un gioco fedele, insomma, ai dettami del macro franchise Warriors, che praticamente va a trasformare in va a creare degli spin-off Musou di tanti brand di valore. A me che è piaciuto tantissimo Treehouses, ci ho vissuto dentro per un po', devo dire che mi sta intrigando, perché riprende le meccaniche di costruzione del rapporto con i companions, al sistema delle classi in comune, il sistema di equipaggiamento che sembra essere in comune, il sistema di progressione che in parte sembra essere recuperato da Treehouses. La storia segue lo stesso percorso, ma spero che a un certo punto, anche considerando qual è il nemico all'orizzonte, prenda una direzione differente, compatibile ovviamente. Non mi sta dispiacendo. Quindi questo è chiaramente un gioco pensato per chi ha amato Fire Emblem Treehouses. Ci sta. E quindi vi dico, se vi è piaciuto, vi è interessato, vi è intrigato quello lì che avete visto, secondo me un'occasione gliela si potrebbe anche dare. Con tutto, insomma, non è un gioco perfetto, si vede. Però dai, anche dal punto di vista tecnico devo dire che tutto sommato regge botta. Non è certo il gioco che vi fa dire Madonna, Switch è un gioiellino tecnologico, però è sicuramente più stabile, fluido e solido rispetto, come diciamo prima, anche l'era della calamità. Qui, diciamo, il livello di solidità prestazionale è decisamente più incoraggiante. Amici, è stato bello, io vi mando un abbraccio forte, vi ricordo che questa sera a partire dalle 22:30 saremo di nuovo in live per seguire la presentazione di Sony per quanto riguarda l'hardware. Non aspettatevi annunci videoludici, non aspettatevi annunci legati alla VR, ok? Un abbraccione forte e vi ricordo che prima ci sarà la signora Fletcher. A più tardi, ciao!